Siamo a Borgo Mozzano, 18ª edizione di Halloween. Siamo nell'anticipo di Halloween, 29 ottobre, la notte nera. Questa sera ci sarà un gioco di ruolo che vedrà impegnati i vampiri di Sarcanira. Quindi li seguiremo, vedremo con voi quello che accadrà in questo paese magico che è Borgo Mozzano. Tanti vampiri stasera a Borgo Mozzano, perché? Perché questa sera è la notte nera, la notte dei vampiri di Sarcanira, che poi, insomma, detto così sembra qualche cosa di concreto, in realtà è un grande gioco di ruolo che abbiamo costruito all'interno dell'evento Halloween Celebration, il terzo anno che lo proponiamo, ed abbiamo negli anni veramente, ma da subito poi in realtà, acquisito un successo grande, perché anche quest'anno abbiamo più di 50 famiglie iscritte, cioè di gruppi di gioco iscritte. Questo è un gioco di ruolo che abbiamo costruito anche con la collaborazione di Lucca Comics and Games, con The Citadel, perciò anche uno sforzo, un qualche cosa che ci lega con l'evento dei comics in Lucca e che quindi conclama questi due eventi, Halloween Celebration e i comics di Lucca, come un grande pacchetto turistico, di spettacolo, di divertimento nei giorni del Ponte degli Onnissanti. Thank you.
Da dove vieni? Sì, ciao, vengo da Lucca. La prima volta a Borgo Mozzano? No, sono già venuto diversi anni, sono 5 anni che vengo. Da dove viene? Da Milano. A Pisa. La prima volta a Borgo Mozzano per Halloween? No, è la seconda. Da dove vieni? Vengo da Milano. La prima volta a Borgo Mozzano? Sì, la prima volta. Halloween, tunnel dell'orrore, cosa ti aspetta? Speriamo di divertirci, di spaventarci, che sia una bella esperienza da poter tornare ancora. Siamo all'ingresso del tunnel dell'orrore. Stasera l'affluenza com'è? Allora, l'affluenza stasera è abbastanza buona, devo dire, diciamo il tempo è buono, pensiamo che possa venire una bella serata, diciamo che le premesse ci sono tutte perché possa venire un bello spettacolo. Dopo alcune interviste di Simone realizzate all'ingresso del passaggio del terrore, cerchiamo di capirne qualcosa di più, sempre con Stefano Annizzi, che è il direttore artistico. Il passaggio del terrore è uno degli altri momenti più attesi della manifestazione, richiama a sé migliaia e migliaia di spettatori ed è costruito intorno ad un'equipe di lavoro, quella della Loga Studio Art Vision, che lavora all'interno dei laboratori per più di 4 mesi, composto da persone, da artisti che provengono da tutta la Toscana, perché abbiamo ragazzi di Pisa, di Firenze, che quando possono arrivano e lavorano con noi. Il passaggio del terrore è il tipico passaggio, l'horror house che spesso troviamo nelle grandi capitali di tutta Europa, di tutto il mondo. Ha una sola differenza, importante differenza, che è condotto interamente secondo un metodo molto stanislaschiano. La parola è grande, però sta a sottolineare un intervento degli attori molto di presa e di compartecipazione fisica, emotiva, quindi non c'è il manichino che si muove, ma esistono proprio tutti attori in carne ed ossa, 2, 3, 4 per ogni scena, che vanno a comporre le scene. Ogni scena ovviamente a volte è recuperata da un film, a volte è completamente costruita secondo la nostra fantasia, ma tutte insieme vanno a comporre questa grande giostra del brivido che è il passaggio del terrore. Thank you.
Siamo all'uscita del passaggio del terrore, aspettiamo l'uscita dei visitatori per chiedere a caldo qualche commento. Com'è andata? Direi bene. Lo rifaresti? Sì, è bellissimo. Sì. Un po' pauroso, no? Va bene, ci vuole così. Se no, che gusto c'è, eh? Giusto. Il peggio è quello con la motosega. Qual è la cosa che è stata più paurosa? L'uomo con la motosega. È stato fantastico. Qual è la cosa più paurosa che c'è dentro? La motosega. Penso la parte nel buio dove arrivano tutti gli attori che uno non riesce a vederli. E quindi... Grazie se mi picchi col cuore. Ma forse l'uomo lupo. Bene, molto bello, fatto veramente bene, grandi effetti, bello. La scena più paurosa? Tutte, decisamente. Vale la pena? Vale veramente la pena, sì. E la cravatta è un po' arizzata, qual è la scena più brutta? La scena più brutta non ci sono, scene brutte sono fatte piuttosto bene. Allora, la scena più bella? Ma l'ultima che mi è piaciuta è quella del esorcista qui. Faccio una domanda alternativa, la scena più paurosa? Ma sono scene tutte create, quindi sono tutte simpatiche, diciamo così. Ho sempre avuto in grande stima l'intelletto dei vampiri. Dimostratemi che non mi sbaglio. Di corsa! Di corsa! Sono tutti vampiri. Perché lei non è un vampiro? Io no. Come mai? Non sono. Abbiamo visto Borgamozzano in questa prima serata di Halloween nella Notte Magica. Abbiamo avuto modo anche di visitare il passaggio del terrore con le sue varie sfaccettature e i personaggi che vi hanno partecipato. Quindi per questa sera 29 ottobre 2011 da Borgamozzano è tutto. Domenica 30 ottobre, Borgamozzano, Lucca, la seconda delle tre serate dedicata ad Halloween. Questa sera un'iniziativa particolare, oltre alle tante che si svolgono all'interno di questo paese, c'è la proiezione di alcuni film dalla durata di 12 ore. Il tema, l'horror. Il Salone delle Feste del Circolo Riunione di Borgamozzano ospita questa iniziativa originale e direi particolarmente intonata con questi tre giorni dedicati ad Halloween di Borgamozzano. Sentiamo il percorso della serata, perché? Il legame tra il cinema e l'horror e Halloween Celebration, insomma, è naturale. È da molti anni che volevamo fare un qualche cosa riferito e legato al cinema. È sempre molto difficile, un po' per la scelta delle pellicole, per come
diciamo, presentarlo, per fare anche una cosa originale. Quest'anno è capitato, grazie al Cineforum Ezechiele, grazie al nuovo progetto che sta nascendo a Borgo Mozzano di Roma 31, che sarà un cineforum anche questo riservato e proposto ai giovani, e soprattutto dalla partnership con la Toro Film Festival di Torino, è capitato di progettare questa cosa questo momento di cinema, la Overlook, che sono 11 ore di cinema non stop all'interno ovviamente dell'horror. Quindi abbiamo avuto questo apporto dalla Torino Film Festival, che ci ha inviato, oltre che al direttore artistico Massimiliano Supporta qui in carne ed ossa, anche più di 2 ore di cortometraggi che sono stati passati all'interno del loro evento negli ultimi anni. La manifestazione ha preso il via alla presenza del primo cittadino, Francesco Poggi, successivamente la parola al direttore artistico, che abbiamo avuto occasione di avere ai nostri microfoni pochi istanti fa. Il punto e le motivazioni di questo binomio ce lo fa proprio il presidente del Torino Horror Festival Film, Massimiliano Supporta. Sì, quest'anno è nata questa collaborazione con Halloween Celebration, il primo anno. Siamo stati contattati, siamo molto felici di essere stati contattati per questa collaborazione. Il nostro festival funziona già da 11 anni, siamo appunto alla 11ª edizione. Ci proviamo come sempre a esportare la cultura del fantastico in giro, dove ci capita, dove possiamo portarla. Qua abbiamo visto una bella serata, una nottata interamente dedicata all'horror, quindi non potevamo mancare in qualche maniera. 12 ore non stop, cosa potremo vedere? Questa la programmazione poi non l'abbiamo organizzata noi del Toro, abbiamo portato il materiale che proviene dal nostro festival. Poi Halloween Celebration ha organizzato la serata con una serie di film molto interessanti, Il Gran Bollito, Paura del Buio, eccetera. Per quanto riguarda il Toro, io ho portato una selezione dei migliori cortometraggi delle ultime edizioni, i vincitori e non solo, e poi ho portato anche gli spot che ogni anno produciamo per il nostro festival, che sono opera di un videomaker torinese molto, molto bravo, molto in gamba, e quindi sono contento anche di farli vedere un po' in giro per l'Italia. Alle mie spalle il monumentale Ponte del Diavolo, che sarà il teatro della fase finale della manifestazione di domani sera, appunto 31 ottobre, Halloween di Borgo Mozzano. Per questa sera è tutto, grazie della vostra cortese attenzione. Vi facciamo vedere un aspetto poco noto ai visitatori, l'allestimento dello spettacolo pirotecnico. Vediamo Diego con un suo collaboratore che piazzano sulla zattera il materiale pirotecnico, che darà un tono molto festoso alla serata. Abbiamo rubato l'immagine della Lucida Manzi, ma quella che farà veramente una brutta fine, terminando incendiata nelle fredde acque del Serchio, sostituendo la bella attrice Tessi Iacconi. Siamo a Borgo Mozzano, è il 31 ottobre 2011. Sta per calare la notte, alle mie spalle c'è il Ponte del Diavolo, tra poco prenderà vita, ci saranno un sacco di persone, ci sarà Lucida Manzi e vedrete cosa succederà. Manca poco alle ore 18, c'è grande affluenza di pubblico, sono attese migliaia e migliaia di persone, quindi bisogna organizzare anche un'assistenza sanitaria, assistenza sanitaria che è responsabilità della Misericordia di Borgo a Mozzano, come ogni anno. Vediamo come la Misericordia si è organizzata. Sentiamo da Gianluca Matelli, uno dei responsabili della Misericordia, come funziona questo allestimento. Qui abbiamo allestito il punto medico avanzato per problemi logistici nell'attraversare il paese per i soccorsi. Qui ci sono 28 persone con delle squadre a piedi che girano fra la folla per poter soccorrere eventualmente in caso di necessità. Altrettante persone sono dalla parte opposta del paese per poter supportare in fase di necessità le persone nell'altra zona del paese. Ma chi sono e da dove vengono i visitatori di Halloween? Scopriamolo insieme. Da dove vieni? Da Non lo sai? Firenze. Dove venite? Camaiore.
Torino. Da Pisa. Da Pisa. Sì. Sì, anch'io, da Pisa, da Pisa. Però siamo di Napoli. Provincia di Roma. Provincia di Roma, anch'io. Venturina. Da dove venite? Da Firenze. 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 L'isola di Camaiore. Da Roma. E lei? Roma. Il colore dei capelli è un po' per un richiamo alla Roma. Certo. Da dove vieni? Da Seano. Da dove? Da Seano. Si può avere un gin lemon? Certamente. Scusi, lei da dove viene? Volga Mozzano. Quindi è del posto? Yes. E come mai sei vestito così un po' a clown? Festa. Vieni? No, io sono di Milano, però vivo a Borgo Mozzano da 5 anni. Da Milano. E voi? Emilia Romagna. Dove? Provincia di Piacenza. Dove vieni? Modena. E anche tu da Modena? Mantova. Va. Genova. 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 Come hai saputo di Halloween a Borgo Mozzano? Attraverso internet e amici. Da Miniato, isola. Castel Fiorentino. Come hai saputo di Halloween a Borgo Mozzano? È tanto tempo che si sa. La prima volta ci si viene, ma è tanto che si sa che c'è questa manifestazione. 18:30, un'affluenza di pubblico incredibile, sindaco. Eh sì, era nelle attese perché il tempo è quest'anno dalla nostra parte, quindi quest'anno Halloween sarà grande, grande, come tanti anni che è grande, ma quest'anno credo che supererà ogni record. Poi con questa coabitazione, collaborazione con i comics, veramente la provincia di Lucca ha dato un weekend eccezionale, irripetibile devo dire. Un'Italia rappresentata in maniera geograficamente totale. Sì, abbiamo centinaia di camper e ci siamo divertiti proprio a vedere la provenienza dal sud Italia fino a Trento, è incredibile, è incredibile. A più tardi, sindaco. Grazie. Da dove arrivate? Ponzacco. Ponzacco, Castelfranco di Sopra. Come avete saputo di questa festa? È famosa. Famosa in tutto il mondo, e noi per la prima volta ci siamo venuti. È la prima volta. Siamo contentissimi. Tutto il mondo. Mi dici, ma come vanno gli affari qui a vendere le corna dei diavoli? Diciamo che c'è crisi, eh? Anche di corna c'è crisi. Sì, anche di corna. Diciamo. Dove vieni? Io, da Montecatini. E da Prato. Come hai saputo di questa festa? Tramite dei colleghi. Grazie, buonasera. Dove venite, scusa? Da Lucca. Lucca. Visto l'andatura, probabilmente vieni da vicino o da lontano? Molto, molto, molto lontano. Napoli. Da dove vieni? Da Bologna. Da Massa. Massa Carrara. Massa Carrara. Come avete saputo di questa festa? L'ho saputo grazie a una mia amica. E ci buonasera. Tutta. Grazie. Da dove vieni? Da Bari. Da Volterra. E voi tutti di Volterra? No, di Bari. Bari. Come avete saputo di questa festa? Perché c'è un nostro amico che è di Borgo Mozzano. Alto Pascio? No, Alto Pascio. Da dove vieni? Da Torre del Lago. Anche tu? Oddio, da Pisa. Da Pisa. Come hai saputo? Siamo pisani, siamo io sardo. Tutti e non ce l'ho. Come avete saputo di questa festa? È da anni che veniamo qua. Quindi siete affezionati? Sì, 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 affezionatissimi. È bellissimo. Buon divertimento. Grazie, altrettanto. Terra? No, alza su. Da dove vieni? San Miniato. Come hai saputo di Halloween a Borgo Mozzano? C'è da sempre, quindi ho pensato una volta ogni tanto di venire, faccio una scappata. E il tuo costume? Niente, sono praticamente un assassino e siamo del gruppo Luno di Rapte che stiamo appunto facendo una dimostrazione, un gioco di ruolo dal vivo, la caccia alle streghe appunto. Da dove venite? Da Capezzano, da Empoli, da Montelupo. Streghe ne abbiamo viste? Sì, sì, guarda, ce n'è qualche d'una anche belloccia. Da Livorno. Livorno. Come avete saputo di questa festa? Tramite. È andata già da anni. Sono già 3 anni che si viene qua a questo posto. Buona serata. Per voi. Da Vecchiano. Da Vecchiano.
Siamo intorno alle ore 19, già il paese Borgomozzano è completamente gremito. Nelle piazze i gruppi stanno mettendo a punto, stanno facendo il sound check per dare lo spettacolo musicale in vari posti, in varie località di Borgomozzano. Durante la serata ci sarà musica e divertimento. Quindi proseguiamo. La novità dov'è? La novità è che è sempre quella. Da dove vieni? Da Pesaro. Ce l'abbiamo nella testa proprio, è un chiodo fisso. Come avete saputo di questa manifestazione? Colpa sua, esatto. Su internet. Come già abbiamo avuto modo di dirvi, in molti luoghi di Borgomozzano si tenevano esibizioni di gruppi musicali, dal rock al folk, passando dalla band di Manolo Strimpelli. Ma non c'è dubbio che l'attrazione più prestigiosa sia stata la Fantomatica Orchestra, diretta dal maestro Stefano Scalzi. La band, quando gli è stato possibile, ha fatto la sua esibizione attraversando il centro storico, attirando l'attenzione su di sé e tantissimi applausi.
dopo la musica andiamo a curiosare per le vie di Borgo a Mozzano. Da dove venite? Veniamo da Prato. A Borgo a Mozzano per Halloween, come avete fatto a sapere della festa? Veniamo qui da 4 anni, tutti gli anni. Ci mascheriamo, ci divertiamo. E te come ti chiami? Giada. Paura? No. Ti stai divertendo? Ora andiamo a fare il percorso del terrore. Da Lucca. Da Lucca. Come ti chiami? Edoardo. Cerco delle vittime. Da dove vieni? Livorno, forza Livorno, pista merda! Battaglia, parola la rifò. Da Livorno, forza Livorno! Da dove venite? Da Massa, Marina di Massa. La prima volta a Borgo a Mozzano? Sì, è la prima volta, cioè per me, per lui no. Come avete fatto a sapere della festa? Me l'ha detto lui, poi c'è anche il sito su internet, quindi... L'ha documentato su internet. Buon divertimento. Grazie. Da Bra, provincia di Cuneo. Dal Piemonte per vedere Halloween a Borgo a Mozzano. Divertimento? Esattamente, mi diverto molto, sì, io e famiglia. Noi arriviamo dalla Verde Brianza. Abbiamo fatto tutto questo tragitto per voi con la Bara Panda. Mica pizza e fichi! Guarda, c'è scritto anche sulla portiera. Venite, entrate nel nostro mondo, entrate nella nostra bara. Da dove venite? Anzano, da Vescaglia. Stai guardando le foto che hai fatto? No, stavo cercando di impostarla. Da dove venite? Io da Pistoia. È la prima volta a Borgo a Mozzano? La seconda. Come hai fatto a sapere della festa? Me lo disse un mio amico, nel 2005. Da Napoli. A Borgo a Mozzano come hai fatto a sapere di Halloween? Ma tramite la ragazza, perché infatti è il primo anno che veniamo qui. È una bella situazione comunque vedere tutte queste maschere. Comunque fa impressione, anzi alcune sono anche belle. Okay, grazie, buon divertimento. Nulla, a voi. Civitavecchia, vicino a Roma, provincia di Roma. Come avete fatto a sapere della festa? Da internet. Abbiamo visto da internet l'altro anno la festa e ci siamo interessati. Da dove venite? Da Forte dei Marmi, la Versilia. La prima volta a Borgo a Mozzano? No, sono diversi anni che veniamo. Quindi lo spettacolo è garantito? Sì, certo, è divertentissimo. Da dove vieni? Da Pisa. Da Pisa. Come hai fatto a sapere della festa? Tramite internet. Ormai tutto su internet, troviamo. Appena ci sono queste occasioni magari veniamo. Andrea. Da dove vieni? Da Monzumano. La prima volta a Borgo a Mozzano? Sì. Da dove venite? Studiamo a Pisa. A Pisa, ma non siete di Pisa? No, no. Io sono calabrese. Lucana. Borgo a Mozzano, la prima volta? No, sono venuta l'anno scorso. E come avete fatto a sapere della festa? Ma io la conoscevo da un sacco di tempo, quindi sapevo che c'era questa festa. Carrara. A Borgo a Mozzano per? La festa di Halloween. La prima volta che venite? Per me sì, la prima volta. E come avete fatto a sapere della festa? Ma parlando con amici, insomma, è una festa abbastanza sentita questa, sì. Il momento clou della serata si è raggiunto quando Daniele Bossari con il sindaco Poggi e il direttore artistico Stefano Nannizzi sono salito sul palco nella piazza super gremita davanti al comune. Il pubblico non ha risparmiato applausi per l'ospite d'onore della serata. Il sindaco ha spiegato il perché della scelta di Daniele Bossari e ha anche improvvisato un talk show ben riuscito. Tante le domande per il conduttore di mistero, spaziando dalla fantascienza all'oro. Il sindaco Poggi non ha perso l'occasione per invitare la troupe di mistero a realizzare un servizio su Borgo a Mozzano, visto che gli argomenti legati al mistero certamente non mancano. Siamo con Daniele Bossari, protagonista stasera a Borgo a Mozzano. Hai fatto del mistero il tuo lavoro, quindi stasera ti trovi nel posto giusto. È una festa magica qui, perché ha un senso, cioè non è una cosa adottata da un sistema anglosassone come magari molti pensano.
qui c'è proprio una tradizione radicata nel folklore, radicata nelle abitudini, nei rituali, nella storia di questa stessa cittadina. Quindi mi piace proprio tantissimo, cioè ha un senso perché c'è il ponte del diavolo, il diavolo è presente in tante leggende, i discorsi dei fantasmi, ho avuto modo di incontrare personalmente qui, proprio faccia a faccia, tante persone che mi hanno spiegato e mi hanno chiesto, mi ha fatto un piacere immenso, no? Come comportarsi, perché magari hanno delle sensibilità particolari, avvertono delle energie. Insomma, la festa è veramente azzeccata, quindi invito tutti, anche se ve lo siete persi in questa edizione, magari nelle prossime, di venire almeno una volta qui e fare questa esperienza, viverla di persona. Infatti hai visto tanta gente, secondo te come lo giustifichi queste migliaia di persone che sono venute qui stasera? Beh, allora, fondamentalmente c'è la bellezza di un aspetto legato al costume, al potersi travestire, al poter far festa, visto che c'è, no, ci sono dei giorni in cui magari ci si può riposare, non si lavora, quindi questo già rende bello il meccanismo in sé. Poi andando invece nel particolare e nel senso, nel significato pagano di Halloween, beh, lì c'è un aspetto un pochino più profondo, perché è il giorno in cui proprio le anime escono dalle tombe, questo, ripeto, secondo la tradizione, è il giorno in cui ci si può mettere in contatto anche chi magari non ha poteri paranormali, no? Così, ma ha la possibilità di parlare con le anime dei defunti, quindi c'è già un'occasione per chi magari ha voglia di mettersi in contatto con loro. E poi dopo tutto quell'aspetto legato invece alla cultura celtica, che qui comunque ha vissuto profondamente nei secoli passati e che è ancora presente. Quindi ritrovi qualche argomento stasera che tratti nelle tue puntate? Li ritrovo, li ho ritrovati, e anche adesso mi rendo conto che, ripeto, trovandomi a parlare con la gente, insomma, sì, cioè al 100% mistero, questa località al 100% rappresenta mistero, tant'è che poi insieme al sindaco Poggi abbiamo deciso di poter fare, sviluppare comunque almeno un servizio, un approfondimento su questa località e sulla leggenda del suo ponte, quindi spero e mi auguro nella prossima edizione di poter venire di nuovo qui in qualità di inviato ufficiale di mistero. Grazie Daniele e buona continuazione. Grazie a tutti voi, buon Halloween, ciao. Tra le tante persone presenti a Borgo Amozzano, un osservatore speciale, l'attore e regista teatrale Bob Marchese. Quanto teatro c'è stasera, in questa serata? Tantissimo, e non è solo fatto dagli attori, anche di partecipazione da parte del pubblico, è coinvolto direttamente nella manifestazione, e questa forse la cosa più interessante della serata. Da un punto di vista direi privilegiato, quello della Finestra del Comune, assistiamo a questo che è lo spettacolo vero forse della manifestazione. È uno degli spettacoli più attesi di Halloween Celebration, la rievocazione della leggenda, della storica, rinomata leggenda di Lucida Manzi. In questo preambolo, insomma, di attesa, poi partirà tutto il corteo, la rappresentazione. Lucida tornerà fuori dagli inferi per essere ricondotta per una sola ora all'interno del Borgo di Mezzo, di Borgo Amozzano, rivedere tutti i propri fasti del passato fino ad essere riportata nuovamente all'interno dell'inferno, cadendo dal ponte del diavolo, con poi con lo spiccare del grande spettacolo pirotecnico, l'ira di Lucifero. Parliamo della compagnia che ha l'incarico di rappresentare questo evento a metà tra la storia e la fantasia. A metà fra storia e leggenda, sì, la compagnia da sempre è stata la compagnia Anonima Teatranti, che è una compagnia composta prevalentemente da volontari, amici, attori che compongono il corteo. Quest'anno però alla Anonima Teatranti si affianca la compagnia Statà del Teatro Stabile Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, nella figura del suo regista Piero Nannini, che peraltro ha condotto e diretto da 10 anni La Notte di Lucida e scritto oltretutto. Perciò i personaggi che la presenteranno, Lucida e Satana, sono due attori di questa compagnia che è nata da pochissimo, e nell'occasione voglio dire anche che sono sotto uno stage importante, perché insieme a Bob Marchese, un attore di teatro storico, insomma, e perciò sono una nuova compagnia molto molto preparata. Complimenti anche per questa coreografia molto fisica, spettacolare, anche calda, con tanto di trampolieri, direi quasi acrobati.
Beh, questi noi li ricerchiamo durante tutto l'anno e cerchiamo di prendere i migliori. Noi abbiamo collaborato da sempre con il Drago Nero di Certaldo, la figura di Leandro, sono gli organizzatori, per dirsela tutta, di Mercanzia, una delle manifestazioni più importanti a livello europeo per quanto riguarda artisti di strada, eccetera. Quest'anno arrivano dei collaboratori del Drago Nero, vengono tutti da Firenze, quindi sono 8 trampolieri sputafuoco, poi affiancati anche dalla compagnia Fuoco Novo, dalla compagnia Wicca Tricca ed altri. Molto spettacolare quello che vediamo, ecco qui il corteo si sta muovendo lentamente anche per questioni fisiche, ovviamente con tutta la gente che c'è sul percorso, per andare verso il Ponte del Diavolo. È un momento molto spettacolare, Stefano. Questo è il momento centrale della manifestazione, il momento, siccome tu hai detto, molto più spettacolare, insomma tutta la gente in generale, il pubblico attende questo trascorso, questo passaggio del corteo all'interno del centro storico, e ovviamente là dove si permette di trampolieri, di sputafuoco faranno spettacoli eccetera, e arriveranno poi gradualmente, lentamente, perché la gente è davvero tanta, fino al Ponte del Diavolo, dove Lucida verrà gettata nell'inferno. Anche una domanda, come abbiamo detto, a metà tra la storia e la leggenda. Chissà cosa avrebbe pensato questa bella signora che, dopo una disgrazia familiare, che aveva perso il marito in giovane età, insomma, aveva fatto un matrimonio, noi pensiamo, la storia dice, di comodo, con un signore ben su di età, e quindi ha condotto poi una vita molto vivace, molto allegra, anche stimolando la fantasia di scrittori e storici. Chissà cosa penserebbe. Cosa penserebbe? Guarda, a tale proposito voglio anche ricordare che ieri sera abbiamo avuto questo incontro con Rugiada Salom, che è la discendente naturale di Lucida Manzi, ed è stato un incontro importante anche perché abbiamo rivalutato la figura di Lucida come donna nel suo contesto del 600, il 1600, quindi una donna che comunque amava abbindarsi, vestirsi bene, guardava la propria bellezza, quindi in quel periodo era una donna sicuramente molto avanti, che rischiava molto, no? Perché venivamo subito etichettati, e quindi anche rischiavamo l'eresia, no? Per un certo tipo di attività. Mi interessa molto il legame che è avvenuto quest'anno in forma conclamata fra la manifestazione di Halloween Celebration e gli eredi dei Manzi, perché sta a conclamare anche il nostro sforzo di ricordare la figura di Lucida, che in Lucchesia è fortissima, è radicata all'interno del nostro DNA, la leggenda più famosa nel nostro comprensorio territoriale, e a un certo punto è anche una conclamazione da parte loro di riconoscere comunque questo intento. Premetto anche, e voglio dire, che noi non rivisitiamo la leggenda di Lucida Manzi, perché Lucida Manzi è una leggenda prettamente lucchese, però noi riportiamo Lucida fuori dagli inferi per un'ora, come ho già esposto poc'anzi, come se dovesse rivedere i propri fasti come ulteriore pena per poi tornare nell'inferno. Il nostro legame è anche dovuto, se pensiamo bene, Lucida e Satana. Satana, abbiamo un ponte che lo rappresenta in tutto e per tutto, perciò non ci dite che Satana non è di Borgamozzano, perché ha edificato proprio un'architettura che lo rappresenta. Dall'altra parte dobbiamo dire che i Manzi avevano un possedimento proprio nella nostra terra, a pochi chilometri da Borgamozzano, a Catureglio, Villa Manzi, dove poi la leggenda di Lucida Manzi si è trasferita, anche se poi Lucida nel periodo storico in cui fu acquistata la villa era già morta da qualche centinaio d'anni. Quanto vorrei che fosse il suolo e mandassimo su questo mare, no? Passerò la sua mano presto sul mare, perché l'appartamento lo dà a vedere. Bene, io mi sarei stato sullo stereo. Allora, signor... Ti abbassi. Diego. Sì, grazie. Eh? Me?
dopo le luci, lo spettacolo, i protagonisti, la notte ritorna protagonista di Borgo Ammozzano, le tenebre riprendono il possesso.